Eccoci qua, benvenuto sindaco di Ruda, Franco Linarduzzi, benvenuto nella trasmissione Al Punto qui a Telefriuli. Buongiorno a voi, grazie Enzo per questa chiacchierata. Ecco, allora, affrontiamo subito la situazione, diciamo così, com'è la questione del Covid, perché purtroppo questo è l'argomento principale dove tutti i sindaci in questo momento sono in trincea e in qualche modo devono trovare una soluzione. Ecco, partiamo subito dalle scuole, che è il punto più delicato, anche più importante per le famiglie in questo momento. Eh sì, appena iniziata la scuola abbiamo avuto dei casi, ancora un mese fa, proprio appena iniziata, e abbiamo dovuto in prima battuta chiudere in quel momento lì la scuola, sanificare i bus che portavano gli scuolabus chiaramente, verificare poi tutta la cordata in collaborazione con l'azienda sanitaria, poi riprendere. Poi abbiamo avuto un altro caso. Insomma, è un anno veramente difficile questo del 2020, perché inevitabilmente, lo sapevamo fin dall'inizio, queste pandemie non si esauriscono in una botta sola. Ci sono due o tre ondate, noi siamo appena nella seconda, purtroppo, che dicono essere la peggiore, e quindi vanno affrontato con grande senso di responsabilità e di collante nelle comunità. Ci si dà una mano, si deve trovare i momenti in cui ci si unisce più che ci si divide, insomma, non è impensabile. Poi nella comunità ci sono anche, come dappertutto, in tutti i comuni, no? Chi lavora nella pubblica amministrazione, che magari è considerato garantito, chi magari non lavora nella pubblica amministrazione, ha un commercio, artigianato, oppure magari che aveva la flora attività e in questo momento si trova tra virgolette a piedi, no? Anche questo sono delle situazioni che sono molto delicate e anche particolari, no? E per esempio il commercio è un comune di 3.000 abitanti, ma voi avete delle azioni comuni con Aquileia, piuttosto che con Grada, insomma siete al centro di una zona molto importante, ecco. Sì, bravo, colto. Proprio territorialmente noi abbiamo dei punti di relazione molto forti sul territorio. Ruda si colloca proprio equidistante tra Palmanova ed Aquileia, che non dimentichiamo essere due città UNESCO, e noi viviamo in questo mondo di relazione con un bacino turistico che è quello di Grado, e quindi c'è un'influenza territoriale che riguarda l'alberghiero piuttosto che tutto il terziario e i servizi, che vanno tutelati in questo momento. Assolutamente ci vuole grande attenzione per chi resta un passo indietro, e non per sua volontà, chiaramente. È chiaro, questo è solo la cercata, no? Poi c'è la questione della macchina comunale, del personale, no? Perché sì, lavorare a casa o non lavorare a casa, ma in ogni caso il personale scarseggia sempre. Io per esempio ho chiesto anche personalmente in un'intervista al Presidente cosa ne pensa se in caso di portare qualche personale presso i comuni, perché in questo modo si potrebbe sopperire, ahimè, ai tanti problemi che ha l'amministrazione, no? E poi c'è il bilancio in sé, le risorse. Sì, ha perfettamente ragione. I comuni sono lo stremo dal punto di vista proprio dei collaboratori, del personale, perché le competenze si sono riversate sempre di più sull'ente locale e le risorse sono poche. Però è l'ente locale, proprio il comune, che dà il servizio al cittadino. Il cittadino, se ha bisogno di qualcosa, non si rivolge, viene da me, insomma, ma che è giusto che sia così. Quindi si aspetta, se non un aiuto diretto, un indirizzo per poter superare a quelle difficoltà che ha. E certamente, allora, l'amministrazione precedente ha fatto una scelta, e quella di, fra l'altro, che all'inizio era condivisa da tutti, di chiudere le province. Adesso questa amministrazione ha scelto di chiudere le UTI, sono due dati macro, diciamo, però in qualche modo il comune vive un problema di solidarietà. Deve andare avanti, in sostanza. Deve tirare avanti. Sì. E in questo momento non ha riferimenti se non la regione, ma con tutto rispetto la regione è lontana dal bisogno di cittadino, è una macchina non creata per dare soluzioni dirette, ma per fare programmazione, legislazione. Dovrebbe essere più legislativa che operativa in pratica, no? Esatto. Ecco, voi avete anche dei collegamenti, delle convenzioni, degli accordi con comuni vicini per certi servizi, probabilmente? Ah, indispensabile. La rete di collaborazione con i comuni vicini è indispensabile, perché un comune piccolo altrimenti non ce la fa, quindi deve trovare attraverso la collaborazione la risorsa, l'obiettivo di dare una mano e di dare una risposta ai cittadini, assolutamente.
Ecco, poi c'è sempre il volontariato che viene in soccorso Poi c'è all'amministrazione sempre e anche volontariato. all'unità, no? Mi riferisco in particolar modo alla protezione civile, ma anche ai donatori di sangue, alle associazioni sportive, culturali, eccetera, no? Quindi Abbiamo voi avete anche una buona rete, mi sembra. sì, questo ci ha dato sostegno in maniera molto forte in questo periodo, però credo che vada analizzata anche una certa situazione, come dire, del carattere sociologico oggi del volontariato, cioè l'età del volontariato si innalza e generalmente gli stessi che sono negli alpini sono nella protezione civile, sono nel volontariato dei donatori di Sì, c'è sangue. sempre quello in sostanza che Sono devono sempre che si andare, cambi la perché nei baretta. paesi è proprio così, ecco. È così, no? Allora la gente generosa è un patrimonio straordinario, però si capisce che magari i giovani hanno perso un po' questa tradizione e un po' non hanno tempo oggettivamente, magari perché il lavoro, la famiglia, eccetera, di trovare degli spazi di inserimento in queste associazioni. Però è fondamentale, senza il volontariato amministrare è veramente difficile. Ecco, Sindaco, poi c'è la questione dei lavori pubblici e comunque degli investimenti che comunque ogni comune fa, secondo il programma che si dà, insomma, no? Ecco, voi avete in agenda questi investimenti, probabilmente. Sì. Beh, lì siamo stati, diciamo, riconosco di essere stati anche abbastanza ambiziosi e di aver ottenuto anche buoni finanziamenti che ci hanno permesso di fare tante cose. Adesso, per dire, abbiamo chiuso due lotti per il rifacimento di tutti i marciapiedi e asfalto di Saciletto, nell'ottica che speriamo prima o dopo si risolva il problema di Villa Antonini, che è un patrimonio architettonico straordinario del Cinquecento e che da anni è lì ferma tra un po' di problemi burocratici, privati, il demanio, eccetera, non si sblocca e rischia di crollare. Ma quella realtà come dire, si coniuga anche al nostro intervento massiccio sulla Mideria Chiozza. Abbiamo ottenuto grossi finanziamenti e stiamo cercando di recuperare quel patrimonio che è il colosso industriale del fine 800, dell'ex Amideria, che ha tutti i macchinari dentro ancora Sì, quindi dell'epoca. anche un patrimonio culturale Straordinario, di primordine. straordinario. Il problema è che riuscire come piccolo comune ad avere a che fare con 7 milioni di spesa e con una burocrazia che è colossale non è proprio semplicissimo. Però, insomma, pian piano noi riusciamo. Spero anche con un po' di entusiasmo a raggiungere questo obiettivo. Poi sì, insomma, tanti, tanti lavori sono stati fatti, quelli anche necessari perché magari si rompono gli impianti, Penso alla manutenzione che delle comunque manutenzioni, bisogna sì. comunque fare, insomma, Abbiamo no? cambiato tutti i LED del comune, un comune che comunque ha 7 paesi il nostro, e Sì. la trasformazione all'illuminazione a LED ci permetterà fra 5 anni di aver pagato tutto l'investimento e di cominciare a recuperare proprio nella spesa corrente che Potrà per avere un'illuminazione i comuni più è moderna, no? veramente. Sì. Esatto. E poi c'è sempre il piano regolatore, in tutti i comuni ci sono le varianti, vuoi per le piste ciclabili, vuoi per questioni di insediamenti, eccetera, insomma, no? Sì, Voi mi pare che avete già qualche variante. abbiamo fatto delle Penso. piccole varianti, più che altro per ipotizzare, come dire, la conservazione del tessuto edilizio, quindi evitare di consumare suolo e territorio quando si può recuperare il patrimonio urbano esistente. E inoltre potenziare tantissimo, cosa che abbiamo già fatto in termini di intervento, le piste ciclabili. In una rete territoriale, un'ottica di rete territoriale che consenta anche alla fruibilità turistica, proprio che siamo in un bacino di carattere anche turistico, oltre che di patrimonio agricolo, di poter fruire del nostro territorio, dove si mangia bene, come in tutto il Friuli, insomma, si mangia bene. Insomma, Ruda è un punto di riferimento importante della bassa friulana, non solo, anche tutta la regione. Ah, Ecco, speriamo di sì. perché voi avete anche dei punti di riferimento culturali, io mi riferisco ai cori che ne avete tanti, insomma, non solo Sì. uno, pare, o due o tre, mi pare di Ah, capire. sì, ha ragione. Abbiamo un coro femminile che è proprio figlio della scuola di musica comunale che quest'anno ha fatto 40 anni. Ha passato nel corso della sua storia, ha formato, insomma, ho indirizzato la musica a più di 3.000 allievi.
e abbiamo i nostri insegnanti, eccetera, un coro multifarian femminile che ha vinto dei premi europei. Poi ci sono altri due cori importanti, che è il Monteverdi e il Polifonico, e lì insomma abbiamo dei premi di carattere internazionale, sia per l'uno che per l'altro, che ci fa onore come comunità poter vantare di avere, insomma, È ecco. un comune, no, di 3.000 abitanti che comunque Sì. ha ben tre cori di livello internazionale, per cui insomma è un vanto veramente, insomma, Sì, per sì, sì. voi, no? È così. Certo, Ecco, certo. senta, volevo chiedere, lei prima ha parlato delle UTI, no? Che Sì. praticamente vanno a chiudere e a gennaio dovete ripartire con nuovi collocamenti, nuovi accordi, eccetera. State già studiando, siete già preparati in zona oppure no? Ma guardi, cerchiamo sicuramente di tenere in piedi quelle relazioni che dicevamo prima. Dobbiamo in una rete territoriale ragionare insieme sia per le cose da fare, i servizi, sia per darci una prospettiva, un qualcosa che possa Certamente. guardare oltre nella tradizione. Certo è che, confesso, insomma, un ente intermedio per un comune piccolo ci vuole, chiamiamolo come si vuole, però è necessario. Meglio è se, dico io, controllato, governato dai comuni nell'ambito del territorio, perché la relazione è diretta. Io adesso sento, per l'amor di Dio, parlare di queste EDR, vedremo cosa diventano, non lo so, ma mi pare che siano un po' troppo legate ancora al decentramento, si chiamano così, enti di Sì, decentramento sì, sì. regionale, e quindi in capo alle regioni, ma vediamo. In fondo è una scommessa che questa giunta fa, come ha fatto quella precedente, che mi pare. Assolutamente, assolutamente. Sugli enti locali si parla molto, ma il dibattito non si scalda, ecco, tanto, perché Sì. parlando con ogni sindaco, tutti voi avete le vostre idee, eccetera, però alla fine. Mi pare che il dibattito non si è scaldato molto, poi perché il coronavirus è arrivato, tutta questa storia qua. Però Sì. io credo che anche il dibattito, per esempio, sulle province, o le vaste, o come si vuole chiamare, bisogna che in qualche modo i sindaci si esprimano. Non solo, io direi, solo attraverso l'ANCI, che comunque è sindacato, tra virgolette, degli amministratori, ma proprio un dibattito anche zonale, ecco, perché questo risale anche dell'amministrazione, della politica. Cosa ne pensa? Lei ha pienamente ragione. Io credo che qualsiasi riforma si faccia, che è una proposta, debba avere dei tavoli di confronto più larghi possibili, perché si sta parlando degli interessi della popolazione alla fine. Noi sindaci facciamo un periodo, un bel periodo faticoso, una bella esperienza, però passiamo come tutti. Invece le istituzioni restano. Allora dobbiamo trovare le regole del gioco che valgono per adesso, ma anche per il futuro, senza cambiare di continuo, perché i comuni sono veramente stressati da continui rimaneggiamenti, no? Di riferimenti istituzionali. Bene, Sindaco, anche grazie, è stata molto interessante. Io ringrazio per la sua disponibilità. Spero di averla di nuovo qui ospite, magari con qualche notizia di altro tipo. Non so, vedremo. Insomma, le attività sportive adesso sono ferme, ma comunque potremo parlare anche di questo. Bene, C'è un allora. progetto, se in coda riesco a dire, Sì. che ritengo interessante. Abbiamo lanciato a livello sociale da 4 anni, che è il progetto Vivi Ruda. Sì. È un tema questo che mira a colpire la solitudine non voluta. Vede, la nostra società è talmente veloce nel consumare il tempo che a volte chi ha difficoltà resta indietro. E magari non è che ti bussa alla porta perché dice ho difficoltà, perché quelli sono già a regime con gli assistenti sociali. Certamente, certamente. Ma nei piccoli paesi, soprattutto, dobbiamo fare noi lo sforzo di andare incontro alla gente che magari è in difficoltà e cercare di capire quali sono i problemi, che poi magari diventando in senso preventivo proprio, i problemi possono ingrossarsi se no diventare dei problemi patologici come l'alcolismo, piuttosto che la ludopatia, piuttosto che depressioni, eccetera. Sì. Questo elemento qui è sempre più grave della solitudine, che va colto e va in qualche modo, deve essere un ambito di lavoro, insomma. Ecco. Ecco, grazie anche per lo spunto che mi ha dato, un argomento che cercherò di approfondire certamente. Grazie Bene, infinite a lei. grazie Sindaco, naturalmente alla prossima. Mandi, Saluti, mandi ai 12 spettatori. mandi.